L'idea del progetto dell'Hub delle statistiche pubbliche è sua. Ci vuole dire com'è nata questa idea? Sì, avevamo fin da 2 anni fa in mente l'obiettivo di trasformare, allargare il data warehouse dell'Istat i.stat nel data warehouse del Sistema Statistico Nazionale. Il problema che ci siamo posti fin dall'inizio era: ma d'accordo, riusciamo magari a far partecipare 1, 2, 3 soggetti all'alimentazione del data warehouse i.stat con il conferimento di dati che sono appunto gestiti e quindi di titolarità degli enti partecipanti, ma poi quando il numero dei soggetti dovesse diventare elevato, 5, 6, 10, 100, come possiamo gestire questa complessità? E ci siamo subito risposti che il sistema così come è concepito oggi, il data warehouse dell'Istat, non consentiva appunto di praticare questa estensione massiva, e quindi abbiamo rivolto la nostra attenzione a un'esperienza che è stata praticata ed è ancora in corso in Europa, e cioè il sistema Census Hub, un sistema che vede la connessione, l'interconnessione dei vari nodi, nel caso del Census Hub europeo i singoli paesi, che mettono a disposizione nelle loro basi dati appunto le informazioni che poi vengono interconnesse da un hub centrale. Questo consente di concepire il sistema come un network di basi dati che appunto vengono interrogate nel momento in cui l'utente ha bisogno di acquisire l'informazione e può navigarla. Quindi può navigarla come se si trovasse di fronte a un data warehouse che insiste in un unico specifico contenitore fisico. Così non è, perché appunto si tratta di un sistema a rete. Il suo punto di vista su quali sono i vantaggi per gli utenti che dovrebbero venire da questo hub? Certo, i vantaggi sono evidenti, nel senso che finalmente il Sistema Statistico Nazionale si dota di un unico strumento tramite il quale l'utente finale accede a tutte le informazioni. Faccio un esempio chiaro: noi abbiamo l'annuario statistico regionale che sino adesso viene curato direttamente dal nostro ufficio insieme ai colleghi di Istat regionale e di Unioncamere. A partire dal funzionamento del nuovo strumento messo a disposizione dell'Istituto Nazionale, tutta l'alimentazione dei dati fonte Istat verranno direttamente alimentati da Istat. Quindi noi non dovremo più prendere questi dati da un punto e trasportarli, li troveremo già pronti e si inseriranno nella vista che noi abbiamo dei dati statistici dal punto di vista di Regione Lombardia. Quindi questo è un vantaggio competitivo incredibile. Noi ci dovremo occupare solo della parte dei dati che non sono alimentati all'interno di Istat. Ci preoccuperemo del resto e quindi miglioreremo nettamente i tempi. Ecco, quali sono l'aggiornamento? L'aggiornamento dei dati è istantaneo, nel senso che appena l'Istituto Nazionale ha a disposizione i dati nel proprio data warehouse, noi potremo esporli immediatamente. Quindi risparmieremo non giorni, risparmieremo mesi di tempo, perché noi riceviamo i dati, poi li dobbiamo caricare, li dobbiamo controllare, verificare. In questo caso noi non dobbiamo controllare e verificare niente, perché i dati sono unici, solo quelli che sono presenti dentro il data warehouse di Istat, e noi abbiamo soltanto la vista di questi dati, non ci dobbiamo più preoccupare di vedere se sono corretti oppure no, perché sono corretti per definizione essendo gli unici, e questo è un grossissimo vantaggio. L'altro grosso vantaggio è che noi potremo sviluppare altre attività con le risorse che adesso destiniamo a questa attività economica che destiniamo, perché abbiamo delle persone che fanno questo mestiere. Quindi noi potremo aumentare la qualità sicuramente del nostro annuario e fornire degli ulteriori servizi.